Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsby Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di musica, diciamo, dance, di batteria dance, e voglio spiegarvi un po' tutto quello che riguarda i groove, quelli che devono far ballare, quelli che devono far muovere con la cassa in quattro. So che molti di voi probabilmente diranno assolutamente no, assolutamente non voglio neanche vedere cominciare questo video, perché assolutamente la musica dance no, la cassa in quattro no. Allora, io in realtà ho suonato per molto tempo questa tipologia di musica, diciamo dance funk, e mi è servita un sacco per quanto riguarda il tiro nei groove anche in altri generi. Quindi questa cosa della dance, della dance funk, diciamo, me la sono portata dietro anche suonando altri generi, dal rock al pop, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi oggi vi voglio spiegare le sonorità e i groove, diciamo, un po' principali di questa musica, ma soprattutto voglio spiegarvi un po' di difficoltà che ci sono, perché sembra una musica molto semplice, ma in realtà è una musica molto difficile. Bisogna stare attenti ad alcune piccole cose, ma quelle piccole cose, come al solito, fanno la differenza. Quindi mando la sigla, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mando la sigla e partiamo subito. Per fare questo video ho chiesto aiuto, come molto spesso faccio, a strumentimusicali.net. Gli ho chiesto: ascolta, mandami dei piatti che possano funzionare bene per questa musica. Li ho scelti, vi prendo il pacco, aspetta. Eccolo qua, adesso lo apro e vi faccio vedere quali piatti sono, perché non sono i soliti piatti super mega taglienti. Volevo qualcosa di attaccoso ma pastoso, come piace a me. Quindi, allora, adesso ve li faccio vedere. E soprattutto la prima volta che porto sul canale degli Istanbul. Ecco qua, gli Istanbul Xist Brilliant, set da 4 pezzi, composto da Charleston, 2 Crash e Ride. Molto bello il packaging. Allora andiamo ad aprirli, con tanto di borsa Istanbul, Ride, Crash. Vabbè, facciamo così, li monto e poi suoniamo. Ma c'è ancora una cosa che voglio farvi vedere, e cioè il rullante. Rullante Tama, faccio vedere, non è l'unico rullante che ho preso per questo video. Boom, rullantone Tama 14x8, come vi ho detto non è l'unico rullante che andrò a provare oggi, ma voglio cominciare da un rullantone bello alto, bello potente. Quindi montiamo tutto e poi partiamo. Ok, quindi a questo punto abbiamo montato tutto. Abbiamo montato i piatti, che sono veramente molto carini, come vi dicevo, abbastanza pastosi ma con un bel attacco, perché per questo genere musicale troppo pastosi non va bene. Molto molto carini, verso il basso come intonazione, non troppo bassi, però anche il Charleston. Allora, di base nella dance abbiamo o il battere, quindi, o il levare, e direi soprattutto il levare, quindi al contrario del battere, un colpo piano e poi un colpo forte di Charleston. 1, 2, 3, 4. Andiamo poi a mettere cassa sull'1, sul 3, no, cassa sull'1, sul 2, sul 3, sul 4, cassa in 4, quindi cassa su tutti i quarti, rullante su 2 e 4. Non ho ancora accordato il rullante, l'ho posizionato e lo suono, ma poi andiamo ad accordarlo meglio. Di base della dance è questa, facciamolo con il Charleston in levare. Volendo, poi possiamo avere anche il Charleston in battere. È una cosa che in realtà si fa spesso. Charleston in battere oppure Charleston che va dritto anche su tutti i quarti. Ve li faccio sentire tutti e due.
Quindi di base questi sono i ritmi fondamentali, ma adesso devo assolutamente andare ad accordare il rullante. Rullante che voglio accordare verso il basso, non troppo troppo, quindi vado a fare un panettoncino, ma senza fare perché altrimenti perde l'attacco. Voglio mantenere comunque un po' di attacco, ma andarlo a tirare poco di base. Quindi vediamo un po', adesso vado a tirare tutta la pelle sopra un pochettino, vediamo cosa succede. Proviamo a tirarlo un po' sotto. Tiriamolo giù un pochettino sopra di nuovo. Ok, adesso ho un po' di armoniche, abbiamo un rullante comunque abbastanza economico, fare questa cosa con un rullante abbastanza economico non è così semplice, tranquilli perché mi sono già munito di Mungel, eccole qua, sempre prese su strumentimusicali.net, queste sono molto spesso il salvavita del batterista, ma devo dire che alla fine per quanto riguarda le accordature basse, raga, le Mungel ci vanno, o le Mungel o le sordine da mettere intorno al rullante, ma sinceramente io magari ne metto anche un po' di più, ma preferisco forse le Mungel. Proviamo a metterne una, vediamo come suona. Forse già con una potrebbe bastare, anzi probabilmente. Proviamo a metterne un'altra, vediamo se stoppa troppo. Raga, funziona. Due, non di più perché altrimenti poi stoppa troppo. Le armoniche non rompono le scatole, rifacciamo il groove. Direi un ottimo suono. Allora, come avete visto, ho fatto anche degli abbellimenti, diciamo, al groove. Non è questa la sede, cioè la sede YouTube sì, ma non è questo il video giusto. Quindi se volete, diciamo, una continuazione, tra virgolette, in cui vi faccio vedere tutte le varie abbellimenti, le varie possibilità, soprattutto col Charleston che ci sono all'interno della dance o comunque in questa tipologia di musica, dance, up tempo, eccetera, scrivetemelo qui sotto in descrizione che lo potrei fare perché avrei un bel po' di cose da dirvi. Ovviamente tutto quello che facciamo, come vi dico sempre, lo possiamo spostare sulla batteria. Per quanto riguarda il groove soprattutto, possiamo spostare quello che facevamo sul Charleston sul ride, ma in generale sul ride vi consiglierei di fare sempre il battere. Quindi la campana in levare si faceva, è una cosa un pochettino vecchia, diciamo. Quindi vi consiglio, quando andate sul ride, battere deciso. Ok, molto bene, arrivati a questo punto ci sono alcuni tassellini che vorrei inserire. Il video teoricamente potrebbe finire qua perché vi ho fatto vedere in linea generale quali possono essere alcuni groove dance principali, quelli che se usate quei groove lì alla fine ve la portate a casa. Sono troppo alto, devo abbassare un po' il seggiolino forse. Vi ho fatto vedere quali sono i suoni principalmente che si usano all'interno della dance. Non vi ho detto la questione casse rullante, importantissima, mi sono dimenticato, ve la dico dopo quando torniamo alla batteria, ma in realtà ci sono ancora due cose che voglio, queste sono quattro, due cose che voglio inserire sulla mia batteria. Una è questa qua, e cioè questo clempino, questi sonaglietti, diciamo, da inserire sopra il Charleston. Poi quando ci spostiamo sulla batteria vi faccio vedere bene cosa servono. Qui servono solo a rompere le scatole perché io parlo e loro continuano a suonare, ma dopo vi faccio vedere bene, questi sono fighissimi secondo me. E in più ho preso un altro rullante da casa Yamaha, e adesso vi spiego perché ho preso un altro rullante, perché uno sarebbe bastato, ma alcuni di voi potrebbero amare come me i rullanti molto profondi e quindi voglio
vogliono quel suono lì e pigliano un urlante, comprano un urlante profondo, ma altri, la maggior parte forse, vogliono un urlante che possa suonare basso, ma che possa essere un po' più versatile, quindi che sia accordature basse, che tenga accordature basse, ma che tenga anche accordature medie, medio-alte, eccetera. Quindi ho preso un rullante 14x5,5 di Yamaha e andiamo a montarlo e vediamo come si comporta. Molto bene, eccoci di nuovo alla batteria. Sentite già che ho questo in mano che rompe le scatole, ma adesso lo usiamo, poi vi dico quella cosa di cassa e rullante che vi devo dire assolutamente. Il rullante, teniamo questo per adesso, poi lo cambiamo dopo. Questo è molto semplice da usare perché... finito. Che cosa serve questa cosa qua? Cosa serve questo cembalino, diciamo qua, questi sonaglietti? Servono a dare un po' di elettronicità al mio Charleston, quindi... questo Charleston, volevo dire un'altra cosa, vabbè. Il Charleston in questo modo è diventato un misto tra Charleston, diciamo all'80%, e 20% sonaglio. In questo modo questo ci 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 che va anche quando lo suonate col piede vi dà quella parte elettronica che, se lo andiamo a inserire nel groove, funziona da paura. Quindi siamo arrivati al punto di cassa rullante. Allora, dovete stare attentissimi quando suonate la cassa in 4 rullante sul 2 sul 4 agli unisoni, che sembrano la cosa più stupida del mondo. Dobbiamo suonare due cose insieme e vabbè, che ci andrà. Poi succede questo. E questo già potrebbe quasi andar bene, ma ogni tanto si sente questo. Cioè, proprio da un fastidio, sentitelo in confronto a questo. Quando arriva il rullante insieme alla cassa sono un pugno in faccia. Invece, senza unisono, con quel flemmettino, pla, pla, non è il massimo, quindi meglio studiare bene gli unisoni in modo tale da poter potenziare tanto il proprio groove. Vedete, questa è ad esempio una cosa che mi è servita per poi migliorare anche i groove in altri ambiti. In questo modo io gli unisoni li ho giusti anche per il resto dei groove. Facciamo il cambio rullo, proviamo a mettere un rullante molto più basso e vediamo cosa succede. Monto e arrivo. Ok, rullante montato, ho già la chiavetta in mano perché il suono è questo. Magari lo andiamo ad accordare un po'. Allora, no, perché poso la chiavetta? Allora, sono andato a tirare un po' la pelle sotto, non ho ancora toccato la pelle sopra. Come sentite, l'intonazione già in generale di questo rullante è un po' più alta. Proviamo a vedere se vado a mollare un po' la pelle sopra, che cosa succede. Direi pelle sotto troppo tirata. Arriva. Ok, non è male, abbiamo un po' di armoniche che danno fastidio. Abbiamo capito che con le Mungel, volendo, potremmo anche impazzire e cercare il suono senza Mungel, ma perché impazzire? Che tanto poi facciamo un concerto, facciamo un quarto di concerto, magari con un rullante così, si scorda un po' e ci manda tutto, non dico dove. Quindi mettiamogli le Mungel, così è più semplice e fine. Ok, quando fate questa cosa, occhio a non farvi fregare dalle risonanze dei tom, perché sentite magari, pensate che sia rullante, invece sono i tom. Quindi, come avete visto, il suono basso si può fare anche con un rullante da 14x5,5, ovviamente ci mettiamo un filino di più, dobbiamo stare lì a spippolare un po' di più, ma alla fine...
come potete vedere, secondo me, questi piatti, soprattutto il Charleston, perché poi è la cosa più importante, questo Charleston qua, l'accoppiata Charleston più sonaglietto e i rullanti tirati abbastanza bassi, funzionano molto bene e danno subito quel senso di dance e di musica di questo tipo up tempo, appunto. Ovviamente molto spesso le batterie che sentite sono batterie elettroniche, quindi non possiamo arrivare a suonare, ad avere soprattutto dei suoni di quel tipo lì, quindi proprio come le batterie elettroniche, ma detto questo ci possiamo avvicinare e soprattutto secondo me è una cosa molto divertente cercare di avvicinarsi per trovare e trovare soprattutto sonorità nuove sul nostro drum set. Quindi vi ho spiegato tutto più o meno quello che ho usato, la batteria che ho usato è la Pearl Decade, di cui ho già fatto il video recensione, ho già fatto un po' di video, l'avete già visto un pochettino sul canale, quindi che dire, io con questo vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, perché tanto ci mettete un attimo, ma per me è super importante. Io voglio ringraziare tantissimo strumenti musicali.net per avermi mandato tutto questo materiale. Ovviamente trovate tutti i prodotti qui sotto in descrizione, fate un giro in generale su strumentimusicali.net perché proprio come a me è venuta l'idea del cimbalino, potreste trovare qualche ideuzza da inserire sul set per creare sonorità nuove. E con questo noi ci vediamo al prossimo video, ciao.